Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo dei miei prodotti terminati, beauty, skincare e ve lo lascio scoprire dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, è arrivato il momento di mostrarvi tutti i miei prodottini terminati relativi allo skincare e il beauty e ora vi farò vedere. Avevo preparato un video che non so se riuscirò a inserire le parti beauty che avevo girato nel video precedente perché non ho più i vuoti, però mi sono accorta durante il montaggio che il vento era così pazzesco che la telecamera ha preferito catturare in primo piano il rumore del vento, ma io avevo solo quella giornata per poter fare questo video, ma non pensavo che il risultato fosse così catastrofico, tant'è vero che io finisco di fare il video e getto i vuoti. Iniziamo subito con questo shampoo qui che era Spa Natural Purifica Shampoo Detox con estratti bio delicato quotidiano. Questo faceva parte del percorso 1 perché sono tre shampoo e io li adoro, ma sono diversi mesi che quando torno a Palermo, nello store dove li compravo, non ci sono più. È stato un ottimo shampoo sia per uso quotidiano che anche quando lavo i capelli 1 o 2 volte a settimana. Mi è piaciuto questo shampoo, mi è piaciuto parecchio. Speriamo di ritrovarlo perché io l'acquisterei molto volentieri. Innamorata di questo prodotto qua, latte detergente in gel di Neutrogena o Neutrogena, come dicono le americane, strucca benissimo, mi piace tantissimo e questo sì che lo ricomprerò perché mi sono trovata veramente bene. Tiene all'interno acido ialuronico e questo mi piace. Fria Utility Baby, queste salviettine sono le mie preferite, sono quelle che ricompro in assoluto e quando non le trovo le sostituisco con queste qua di Umana con aloe vera e camomilla. Queste sono tra le mie salviette preferite. Adesso Jody è in una fase, siamo allo step 4, fra un po' arriveremo allo step 5. Quando dico 4-5 significa che Jody ha 4 anni e sta per fare 5 anni, quindi l'uso di queste salviette si riduce ancora di più, però ottime da tenere in borsa per i pastrocchi, soprattutto queste, perché possono essere utilizzati sia per pannolino, manina e sul viso per quando sono in giro e tocca di tutto perché è una curiosona, ama gli animali e quindi accarezza. E queste sono veramente utili da tenere in borsa per ogni evenienza, gelato che scola, manine che si sporcano e comunque quelli. Poi esco questa così ve la faccio vedere e vado a gettarla immediatamente. Non ricordo dove ho preso questa carta igienica qui, se all'Eurospin, da Lidl, non lo so. Comunque, Soft Dream carta igienica, è la peggior carta igienica che abbia mai incontrato nella mia vita. Segnatevi di non comprarla perché è terribile. Ho terminato questo sapone mani della collezione natalizia CN Gingerbread. Inutile che vi dica che mi è piaciuto perché poi ho comprato anche la collezione primaverile, ve l'ho fatta vedere. Ottima crema corpo per l'inverno freddo perché nutre bene la pelle, specialmente dopo la doccia. Unico neo è che ci mette un bel po' ad assorbirsi, ma il profumo che vi lascia sul corpo è qualcosa di eccezionale e dovete concentrarvi
concedervi, quando utilizzate lei, 5 minuti per voi per massaggiarvi tutte e coccolarvi nello stesso tempo, e vedrete poi che i risultati che vi dà questa crema qui. Questi sono i miei patch occhi al Q10 Isana, che io amo, stramo, stramo. Quando mi finiranno piangerò lacrime innumerevoli, perché funzionano veramente tanto, non hanno un costo esorbitante. L'unico neo che li ho presi da Rossmann e qui non ci sono. Maschera stranissimo, conservato ma non la esco, questa maschera viso con melograno che serviva a tonificare il viso, certo ve lo trasforma, sembrate una mostriciattola, però poi alla fine è vero, la pelle del viso dopo averla utilizzata è bella soda, tonica, effetto che dura il tempo di una maschera, però devo dire che non è male. Anche questa è comprata, non ricordo se da Rossmann o al DM, comunque dategli un'occhiata, che se la trovate al DM non è male. Colgate Max Whitening, che non ricomprerò più assolutamente, perché queste palline che sono contenute all'interno dovrebbero sciogliersi una volta a contatto con i denti, non lo fanno. In più è entrato una di questa pallina nelle gengive, io sono stata 3 giorni a parlare con le persone e tutti si accorgevano che avevo una pallina inserita all'interno delle gengive che non andava via. Poi sono stata io lì con lo spazzolino a farmi del male e per fortuna è uscita, e quindi non lo ricomprerò più proprio per questo motivo, perché queste palline non si sciolgono. Mi è successo questo spiacevole accaduto, però se a voi non è mai successo, compratelo, perché non è male come dentifricio, ma no, non ci siamo 3 giorni, ragazze, 3 giorni a dire ma cosa io? Niente, guarda, mi è successa una cosa assurda, e quindi 3 giorni a raccontare di questo dentifricio, basta, no, mai più. Ho terminato di Sien questa maschera che faceva parte della Tropical Summer, una edizione limitata di Sien, non la ricomprerò se la dovessero riproporre, perché la presenza di alcol che è contenuta in questa crema mi ha infastidito e non poco. Sono impegnata ad utilizzarla per finirla prima dell'anno, ma la presenza e l'odore di alcol non mi è piaciuta, quindi non la ricomprerò. La mani di Evelyn mi è piaciuta tantissimo, è venuta con me in tanti posti, mi ha fatto compagnia, mi ha salvato le manine dal freddo, dal gelo in tantissime occasioni. Sì, mi è piaciuta, sì, la ricomprerò se la troverò in Italia, perché questa ricordo di averla comprata a Budapest in una giornata in cui avevo le mani congelate. Devo dire che il lavoro lo fa e lo fa bene, però se non ricordo male Evelyn qui in Italia dovrebbe essere venduta, quindi se qualcuno sa dove è possibile reperire questo prodotto, se gentilmente me lo scrive in un commento. Non si vede più la scritta, perché l'ho talmente utilizzata, portata dietro, che non ne poteva più questa povera confezione. Questa è la protezione solare 50 più Kala, vi metterò il link del video, una protezione che la vendono in farmacia, che fa profumo di camomilla, ragazze, è stupenda. Mamma mia, ottima protezione solare, ottima, applicata anche prima del fondotinta, addirittura in alcuni casi mi ha aiutato a stendere bene un fondotinta difficile che ho, che se non mettevo prima la protezione solare era impossibile applicarlo. E, sì, la ricomprerò perché mi è piaciuta veramente tanto tanto tanto.
borsa vuota, prodotti terminati. Vi mando un bacio grande, a presto. Ciao!